Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Un bacio grande da Patrizia. Allora, oggi parliamo ancora di astrologia e di abbinamento ai profumi con l'ascendente Toro. Ho iniziato questa nuova rubrica e ho deciso di proseguire a parlarvi di astrologia e ho scelto di farlo abbinando un profumo all'ascendente, perché l'ascendente lo spiego nel primo video che apre la rubrica. Vi linkerò nell'info box o nelle schede, perché l'ascendente è quell'aspetto nell'oroscopo che parla più di ogni altro della nostra immagine, dell'immagine che abbiamo scelto di trasmettere al mondo, degli aspetti anche caratteriali della nostra emotività, del nostro modo di porci, anche del nostro aspetto fisico. E il profumo è sicuramente una veste che noi scegliamo di indossare per presentare noi stessi al mondo, indipendentemente da quello che siamo veramente. Viviamo anche in un mondo in cui l'immagine ormai conta più della sostanza, e quindi secondo me questo è un discorso molto molto adatto per i tempi che noi viviamo. Come sempre ci sono persone che credono all'astrologia e persone che non ci credono, ma io lo ripeto sempre: qui non sto parlando di disegno della personalità di un individuo, che è un discorso molto complesso e non mi permetterei mai di approfondire con un video su YouTube. Quindi io non sto parlando di persone, ma di elementi astrologici, e siamo anche qua per divertirci un po', per giocare. Quindi sappiate che se chi interviene qui a dire "ah, ma con polemiche, in modo di fare anche un po' così arrogante e saccente", non sarà assolutamente preso in considerazione. Quindi video dedicato a chi vuole saperne un po' di più, a chi ha qualche curiosità in merito. Io del segno zodiacale, sul segno zodiacale del Toro, sul segno solare, ho fatto già un video approfondito, quindi se vi interessa e se non siete ascendente Toro, ma siete del segno del Toro e volete saperne di più, andate a rivedere quel video, perché è comunque utile per farsi un'idea sulle caratteristiche del segno zodiacale. Qui ci concentriamo però su quello che appare agli altri. E chi ha l'ascendente in Toro, indipendentemente dagli altri elementi che comunque possono esaltare o ridurre alcune caratteristiche, spegnere alcune caratteristiche, chi comunque ha l'ascendente nel Toro ha un aspetto principale: la decadenza. Mi viene da pensare ad atmosfere vittoriane o dannunziane. Il segno del Toro è un segno di stabilità, ma anche di romanticismo e di profonda sensualità. È anche un aspetto molto, ha degli aspetti molto narcisistici chi ha l'ascendente nel segno del Toro. Ama la buona tavola, ovviamente, ha una grandissima pazienza. La pazienza proprio è forse la caratteristica più importante di chi ha questi elementi, questo elemento nel proprio oroscopo, e di chi ha forti valori Toro. E la sensualità, perché il Toro è dominato da Venere, quindi qui sia uomini che donne troviamo persone che comunque si lasciano molto andare alle tentazioni, le vivono in modo lento e cercano di approfondire ogni aspetto delle esperienze sensuali che vivono e che spaziano verso tutti i piaceri della vita, quindi piaceri della carne, piaceri della tavola. Il Toro è il segno dei goduriosi. E chi ha l'ascendente in Toro manifesta questo aspetto, molto più forse di chi ha il segno solare. Perché? Perché il piacere è qualcosa che inevitabilmente si manifesta al mondo. Allora, vediamo un po' quali sono le principali note olfattive che caratterizzano il segno del Toro. Il Toro è un segno di terra, quindi sono tutte le note di terra.
Quindi le resine, alcune note verdi comunque di bosco, il muschio sicuramente, il muschio di quercia è una nota tipica, il caprifoglio, ma soprattutto, no, anche, scusate, non soprattutto, la viola, la violetta e note speziate, incensate. Quindi per chi ha l'ascendente nel toro, sicuramente profumi romantici, profumi decadenti, profumi con forti componenti di muschio. E vediamo un po' che cosa vi consiglio io. Allora, il primo profumo che mi è venuto in mente per questa donna, per la donna che ha l'ascendente nel toro, è Insolence di Guerlain, un profumo che io stra amo. E che è il profumo decadente, secondo me, per eccellenza. Pudico, la donna toro, in realtà, nonostante la sua sensibilità e la sua attrazione verso i piaceri della carne da cui si lascia governare, è comunque una donna conservatrice. Il toro ha un aspetto molto conservatore nei confronti della famiglia, dei propri cari, ma proprio delle tradizioni, quasi monarchico. E quindi questo è, secondo me, il profumo perfetto che ha come nota dominante la violetta. Ma Insolence ha qualcosa in più, è un profumo particolare che si discosta da tutti i profumi alla violetta che io ho sentito, perché ha anche un qualcosa di frizzante, ha un qualcosa di spumeggiante, quel brio che lo spinge verso una dimensione più elevata. Ed è un profumo meraviglioso, un capolavoro di Guerlain. Questa è la vecchia versione, con questo quindi fiore, vedete, un po' stilizzato. Ora il profumo viene venduto nella confezione AP, quindi quella più classica e tradizionale. Credo anche sia stato un po' riformulato. Questo purtroppo succede un po' a tutti i profumi, ma è sempre ugualmente bellissimo. Un talcatone, Insolence di Guerlain, molto femminile. Io lo stramo ed è perfetto per l'inverno. E oltre a Insolence, profumi con la nota di violetta ce ne sono tantissimi. Anche Accordo Viola di Erbolario è una buona scelta, e la classica Violetta di Parma, che però secondo me sono più puliti come profumi, meno insolenti di lui, appunto, e più tranquilli. Per l'uomo, invece, vi consiglio un profumo di Bulgari. Allora, aspettate che cerco le note olfattive. Allora, Man in Black di Bulgari, che io ho in una versione mini, ma abbiamo anche la versione grande che però non ho ora al momento. Allora, Man in Black di Bulgari è un profumo creato nel 2014 da Alberto Morillas. Perché è adatto, secondo me, all'uomo con ascendente toro, ma anche alla donna, perché secondo me questo è un profumo molto virile e l'uomo toro è conosciuto per essere uno dei più virili dell'oroscopo, uno degli amanti più bravi, più esperti, magari non dei più appassionati, perché comunque ha un approccio al sesso più standard, ma sicuramente uno dei più apprezzati dal genere femminile per la sua capacità di essere paziente, attento e lento. Quindi Man in Black è un profumo in cui io avverto queste caratteristiche per la composizione che ha di note molto femminili, ma anche di note speziate, e ha una composizione originale molto particolare come tutti i profumi di Morillas, e cioè un'apertura di note maschili speziate che tendenzialmente invece sono nel fondo, un cuore molto femminile e una base di spezie tendenzialmente. Allora, note di testa: tabacco, spezie e rum.
Note di cuore, cuoio, tuberosa e iris, note di fondo, legno di guaiaco, benzoeno e fava tonka. Questo è proprio molto elegante e ripeto, lo trovo molto sensuale. Un profumo commerciale classico che si trova facilmente in profumeria, non avrete problemi a trovarlo e accattivante. Non so, io ne subisco molto il fascino, quindi andatelo a sentire e mi farete sapere. Allora, chiudiamo questo video sull'ascendente Toro con questi due consigli, con queste note comunque olfattive. E niente, ci vediamo al prossimo video con l'ascendente zodiacale Gemelli. Un bacio, alla prossima, ciao ciao!